notizie dei vincitori, perché non dobbiamo, come dire, ripiegarci su noi stessi, l'Italia è un paese alla deriva. Non è vero, abbiamo qui oggi un ospite che ha vinto e ha vinto con una musica. Maria, qual è questa musica? La sentiamo subito, eccola qui. Beh, allora, benvenuto e complimenti ad Alessandro Valerio Sizzi. Bravo Alessandro, devo dirti che ti... Benvenuto. Valerio Alessandro, ti meriti un applauso, perché cos'è successo? Che Valerio, il ragazzo che questa sera abbiamo l'onore di ospitare qui a Top Tech, ha vinto questo concorso della Nokia, quindi uno dei maggiori marchi di smartphone al mondo, tra 6.200 concorrenti in arrivo da 70 paesi del mondo. Lui ha vinto con questa musica che diventerà la nuova suoneria di molti telefonini di Nokia, vero Alessandro? Come è andata? Raccontaci un attimo la vittoria. Allora, la vittoria è andata, come dire, come è stata una bella sorpresa. Come l'hai composta questa volta? Allora, innanzitutto ho scoperto di questa di questo concorso, che è stato sponsorizzato da Nokia e da Audiodraft, che è un portale che si occupa principalmente di sound design in relazione a come dire, a contenuti terzi, che può essere la pubblicità, certo, ed altro. Questo portale l'ho scoperto su segnalazione di un mio ex professore all'Istituto Europeo di Design, che si chiama Sergio Messina, sul suo blog. E una volta appunto che ho scoperto il post del mio professore e il portale Audiodraft, ho letto quello che era la richiesta di Nokia e del portale, e mi sono detto perché no, insomma, certo, proviamo. Senti, quindi tu hai fatto lo IED di Milano, sì. Raccontaci come sei arrivato allo IED, quanto è stato importante per te fare questa scuola, che è una scuola che a questo punto tu ti senti anche di consigliare, visto che sei diventato un winner. Assolutamente sì, se non altro perché in IED mi sono divertito da una parte, ma ho avuto un'ottima formazione dall'altra, e insomma, quando si riesce a creare un ottimo connubio per quanto riguarda sia la formazione che il divertimento, facendo quello che si piace, seguendo, sì, seguendo le proprie passioni, insomma, non è male. Ma che cosa studiavi qui allo IED? Allora, che sono diverse discipline, ho fatto dal design, un corso di triennale di sound design, il cui coordinatore si chiama Paine Quadrelli. E sempre appunto in collaborazione con Sergio Messina. È un corso che appunto tende a preparare come dire, quelli che vengono definiti dei professionisti artisti, certo, in modo tale che appunto una volta terminati 3 anni possano affrontare il mondo del lavoro per quanto riguarda tutta quella che viene considerata la creatività applicata. Senti, ecco, rassicuraci un attimo, dici che resterai in Italia a lavorare, perché abbiamo visto sta per partire no, in realtà no, mi prenderò una piccola vacanza questa settimana e andrò a Gran Canaria, perché tra le tante cose mi è capitato anche di vincere questo viaggio, quindi insomma. Senti, ti posso toccare la spalla, ti posso toccare qualche occhiali? Non sono così remida, ecco. Cioè, voglio dire, io conoscevo un personaggio di Disney, che non nomino, che usciva di casa e trovava $1,000,000. Siamo lì. No, allora, vabbè, ti becchi $10,000, perché non abbiamo, sì, detto cosa hai vinto. Sì, allora, io ho vinto $10,000 offerti dal portale audiodraft.com, e inoltre il tune sarà installato in 100 milioni di nuovi telefoni di produzione del 2012, affiancato sempre però alla versione originale del Nokia Tune. Certo, il solito vecchio. Esatto, l'ultima versione, perché Nokia nel giro di 15 anni, insomma, da quando credo, certo, sia diventato leader nel settore, ha sviluppato diverse versioni del Nokia, certo, Tune, quindi sarà affiancato insieme all'ultima versione. Senti, ti faccio una domanda, però mi devi dire la verità, Valerio Alessandro. Sì. Prima di questo concorso tu avevi un Nokia? Ho avuto un Nokia in passato, poi... Ce l'hai avuto prima? L'ho avuto, certo. Ho avuto un 3330, se si può dire, che insomma è uno dei telefoni più venduti al mondo, sì, esatto.
è stato uno dei modelli più venduti al mondo, quindi sì, però insomma sono un utente... Nel frattempo avevi cambiato. Nel frattempo ho cambiato varie volte, attualmente sono ovviamente tornato a Nokia. Sì. Mm. Senti, $10,000 come li spenderai? Visto che non te li puoi spendere nemmeno in crociera perché l'hai vinta. Perché fratello mio, puoi rimanere qualche giorno qui seduto, ti portiamo anche il cibo. No? Divento il Babbo Natale. No, in realtà sto ancora pianificando bene come spendere. Presumo che li investirò sicuramente in strumentazione, cose che possono servire comunque per ampliare il mio lavoro. Ma poi Gabriele, ti sei fatto i fatti suoi, chiediamo un po' come ha lavorato alla suoneria, sì, perché mi hai chiesto di... Siccome lo terremo per 3 blocchi fino alle 19. Come si vede la curiosità tua e la curiosità mia? No, apriamo le carte un po' alla volta, io sono un giocatore di poker, piano, non ti giocare subito l'asso. Vabbè. È un terzo grado, senti, non lo sapevo. È un terzo grado, non lo sapevo. Io prendo per buono quello che mi hai detto e ti chiedo quali strumenti servono a un sound designer. Software? Anche, ma in realtà gli strumenti sono davvero un mezzo. Certo. Tenendo conto che un sound designer, come tutti i designer, sono persone che in realtà realizzano idee e concetti, il mezzo è qualcosa di davvero secondario. Come dire, un tune l'avrei potuto fare anche utilizzando una matita e battendo su un tavolo. Ecco. Però nel momento in cui c'è dietro un'idea e c'è, come dire, si ha un minimo di progettualità, perché alla fine un sound designer è quello che viene considerato un progettista del suono. Certo. Nel momento appunto in cui si ha un'idea, i mezzi sono secondari, appunto. Io ho utilizzato dei software, certo, e quelli che vengono chiamati degli strumenti digitali, cosiddetti VST, però appunto avrei potuto chiedere ad un chitarrista di aiutarmi, certo. avrei potuto chiedere a un flautista, insomma. Tu pensa che io, uno dei più bravi percussionisti della mia vita, l'ho visto a New York quando ha preso un bidone della spazzatura, si è seduto per terra e ha cominciato a suonare. Suonava bidoni della spazzatura, tazze del caffè, ed era uno spettacolo. Anche perché la musica, il concetto di musica credo sia molto vago, anche perché insomma c'è già chi negli anni 20 e 30, citando John Cage, ha fatto pezzi, certo, musicali che in realtà come dire sono stati derisi a suo tempo, però in realtà ha smantellato quello, certo, che è il concetto di musica e su cui comunque poi si è andata anche a basare quella che è tutta la musica elettronica. Se pensi per esempio ai futuristi, no? Facevano delle musiche assolutamente pazzesche, esatto, insomma, l'intonare rumori di Russo, non so. Allora, non consumiamoci il nostro Valerio Alessandro subito, visto che porta fortuna. Io lo spalmerei almeno per tutta la settimana, poi, perché porta fortuna. Spalmato poi, insomma, non è il massimo. Vabbè, spalmato in senso di scaletta, Valerio, non pensare. Certo. Non ti abbiamo scambiato per una margarina, lo sai, esatto. Ti vogliamo bene. Allora, Christian, abbiamo detto maggior... Nel momento in cui ti inoltra la chiamata verso un altro numero, tutto il tempo che tu, certo, trascorri al telefono viene scalato dal tuo abbonamento. Non è che volete una nuova soneria che prendiamo subito qui il nostro sound designer. Beh, in realtà io volevo fare una domanda, se certo, è possibile. Sì. Ero interessato a capire se avete sviluppato quello che in gergo tecnico si chiama machine feedback, ovvero dal punto di vista sonoro, mm-hmm, come dire, delle reazioni della macchina, in modo tale che possano, come dire, facilitare l'utente nell'utilizzo appunto dei prodotti. Mi viene un esempio davvero banale: nel momento in cui il telefono ha una batteria scarica, come ad esempio viene segnalato questo avviso? Ad esempio sul prodotto monotasto, evidentemente non avendo né LED né quant'altro, certo, c'è un'indicazione vocale, diciamo, c'è indicazione vocale o anche invio di SMS. Indicazione vocale, quando la batteria è scarica, proprio viene comunicato verbalmente, okay, il messaggio di questo tipo, come anche quando lo si accende oppure non c'è rete, viene comunicato a livello vocale, okay, su questo tipo di dispositivo. Sugli altri invece no, perché sono sostanzialmente dispositivi con caratteristiche particolari ma non così estreme come il prodotto monotasto, ecco. Bene, allora se aveva ragione il grande Steve Jobs, la semplicità vince, quindi anche questo servizio dovrebbe essere uno di quelli vincenti. È quella proprio che doppia Charlie, questa voce nasale così che doppia Charlie Brown. Domanda per il nostro sound designer. Eh,
quanto è importante il suono, la musica in queste applicazioni. Noi ne stiamo vedendo a centinaia, da Angry Bird, tutte hanno dei suoni. Sì, come se fossero appunto anche nel mondo dei videogiochi, esatto, dei piccoli film, no? Assolutamente. Allora, hanno un'importanza secondo me essenziale. Se non altro perché sono in realtà una commistione di tanti nuovi media e tanti, cioè di tanti vecchi media e tanti vecchi contenuti o mezzi per veicolare appunto, certo, i contenuti in un grande contenitore, anche perché un'app può essere un gioco, come può essere un ebook, quindi un libro interattivo, un fumetto interattivo, e quindi è giusto creare un pacchetto completo. Un'app appunto è un pacchetto completo. Dal punto di vista musicale mi viene in mente Björk, che è l'artista islandese che ha fatto un'operazione di marketing, perché è stata un'operazione di marketing, perché se insomma parlare forse da livello musicale ce ne sarebbero molte cose da dire, insomma forse con qualche riserva, però dal punto di vista dell'azione di marketing ha fatto un'operazione davvero geniale, ovvero di promuovere la sua, il suo album attraverso delle app, e dove i propri pezzi in realtà venivano costruiti o modificati dall'utente. Ah, bello. Quindi interattività. Assolutamente, un'interattività e anche un modo nuovo di fruire la musica, che insomma non oggigiorno, soprattutto per chi comunque si occupa di musica, anche nel mio caso, è davvero una sfida davvero importante. Trovare nuovi modi per veicolare, per veicolare la musica. Tra l'altro ieri curiosavo sul vostro canale e ti sei annoiato, no? No, quello no, però mi sono soffermato su un'intervista di dei ragazzi che a cui venivano fatte delle domande riguardante il loro gruppo, la loro musica, e proponevano ad esempio come loro media di diffusione della loro musica MySpace, che ormai è un social network obsoleto. Ormai se si vuole diffondere musica, MySpace è l'ultimo dei pensieri che si vuole. E quali mezzi oggi tu useresti per promuovere la tua musica? Ma allora, esistono diverse nuove piattaforme, nuove o comunque già abbastanza note. La più grande, secondo me, per quanto riguarda la diffusione del materiale musicale è SoundCloud. Che è questo portale appunto dove gli utenti, o con un profilo gratuito o con un profilo a pagamento, possono inserire la loro musica senza limiti di tempo, possono raccoglierli in quelli che vengono definiti dei set, possono inserire dell'artwork, è possibile commentare, rispondere ai commenti. Ecco, ma esattamente. Lo sta mostrando. E tra l'altro ultimamente stanno puntando molto anche sulla mobilità. Certo, è la nuvola dei suoni, no? Il cloud della musica. Esatto, esattamente. Oppure comunque adesso YouTube sta puntando molto su quello che è la musica. Certo. Nonostante stia facendo anche una battaglia clamorosa per quanto riguarda i diritti d'autore. Certo. Però ormai YouTube offre ad esempio una partnership artistica, o una partnership per quanto riguarda le etichette musicali, sia più grosse sia indipendenti. Di conseguenza, insomma, nuovi modi per veicolare la musica ci sono. Non vorrei appunto, come dire, denigrare MySpace, però insomma, io ho due domande per te. Se sei un videogiocatore, ti piace il mondo dei videogiochi, se ti sei mai interessato e occupato della musica all'interno dei videogiochi? Allora, non sono un giocatore, però per quanto riguarda, come dire, a livello didattico, la costruzione di sound design appunto per videogiochi, sì, mi è capitato come una delle materie previste dal piano di studi, e lo scopo era quello di realizzare dei banchi sonori appunto, e in realtà l'idea era quella di basarsi su quella che era la Game Bible, ovvero le linee guida di quelli che sono i videogiochi, l'interazione dei personaggi, le interazioni all'interno dei livelli, lo sviluppo dei livelli e cose del genere. Quindi sì, è un settore che in Italia insomma non ha tantissimo spazio. Anche perché comunque le produzioni richiedono davvero tante persone, tante competenze e soprattutto anche credo tanti soldi. Senti, quindi, tu prima citavi Björk, no? Sì, Björk. Ti piace molto perché, no, dicevi, soprattutto l'intelligenza di questa operazione in cui metto delle apps dove un utente che vive in Patagonia può intervenire e darmi dei suggerimenti. Assolutamente sì. Quali sono i musicisti che tu ami di più?
Oddio, in realtà credo che la lista è un po' lunga. Dicene tre adesso, poi nel quarto blocco. Allora, io principalmente comunque sono molto onnivoro musicalmente parlando, però mi occupo di base di musica elettronica. Io ho anche un'etichetta con distribuzione digitale, parlando sempre per quanto riguarda la quindi hai dei pezzi sul web da poter sentire. Ho dei pezzi su SoundCloud, alcuni sono remix, altri sono edit, altri non sono edit, insomma. Dipende, appunto adesso sto lavorando insieme al mio socio che si chiama Matteo Lovalvo per lo sviluppo ulteriore appunto dell'etichetta. Bene. Ci siamo fusi tra l'altro con un'altra etichetta che è sempre di una mia amica che si chiama Francesca De Franceschi Manzoni, che si chiama Punch Records. Si possono fare soldi sul web con la musica secondo te, se uno non è, non so, David Guetta o... Allora lo si possono fare. Te lo chiedo, sai perché? Fare... Il nostro vecchio amico, che poi è uno che viene dalla musica proprio analogica vera, Sanremo, che era Vince Tempera, il maestro Vince Tempera, una volta ci ha detto: c'è un mio pezzo che sta sul come suoneria, hanno preso il suo vecchio pezzo degli anni 70, l'hanno trasformato in suoneria, in un anno di vendite di un operatore telefonico alla fine lui ha trovato in banca 38 euro di diritti. Ed è Vince Tempera, no? Allora, il fatto è che la distribuzione digitale della musica ha tante gabole burocratiche, certo, per quanto riguarda la gestione dei diritti d'autore, che adesso la dico così, però in Italia insomma siamo un po', siamo davvero messi male. La SIAE vuol far chiudere tutti i blog. La SIAE, esatto, vuole far chiudere tutti i blog, nonostante ad esempio l'elettronica, certo, lavora per quanto riguarda dal punto di vista della promozione, lavora molto su ad esempio quelle che sono le promocopy e quelle, certo, che sono appunto le pubblicazioni sui blog, quindi è davvero in totale contrasto. Poi insomma ci sono anche tutti quelli che sono i costi di gestione per quanto riguarda i distributori di musica digitale, i costi di quelli che sono gli store digitali, certo, uno dei maggiori store digitali per quanto riguarda la musica elettronica è Beatport, però insomma avere anche poi a che fare con Beatport richiede tra l'altro molte gabole burocratiche, certo, molte... Senti Valerio, giri, prima insomma di chiudere questo blocco, perché siamo, poi ce n'è un altro fortunatamente, dacci due nomi dai dei tuoi preferiti nella tua intro. Ma allora, per quanto riguarda musica elettronica, io sono un fan di Monsieur Oiseau, che per chi appunto segue l'elettro, certo, comunque l'elettronica, certo, è un nome ed è una garanzia. Tra l'altro è un artista totalmente controverso perché si occupa di musica ma si occupa anche di colonne sonore, gira, certo, film, certo. Tra l'altro deve essere ospite qua in Italia, credo, tra l'altro da persone che conosco. Ah, bene. Non c'è stato perché era in ritardo con la produzione dei suoi film, insomma, è davvero un personaggio controverso. Ti affascina lui? Assolutamente sì. Per quanto riguarda altri generi, non lo so, io davvero ascolto molte cose. Tutto. Ascolto davvero molte cose, anche perché uno degli insegnamenti che mi sono stati dati nei miei tre anni è comunque un'educazione ad un ascolto molto più tra virgolette analitico, certo. I gusti personali sono una cosa, però nel momento in cui hai necessità di affrontare determinate situazioni per quanto riguarda la produzione, certo, come dire, per scrivere devi conoscere l'alfabeto, esatto, certo, esattamente, quindi è giusto, allora, avere una visione, bene, della musica a 360. Allora Maria, siamo arrivati alla fine del terzo blocco, ti lascio il tempo per i nostri indirizzi della diretta che oggi non abbiamo ricordato tanto. Se vuoi, un compito per il nostro amico Cristian: durante la pausa pubblicitaria dici che cosa potrà fare in futuro questo maggiordomo, oppure se inventate altri servizi oltre ai maggiordomi. Ci vediamo poi con Valerio e se è possibile anche ascoltare un tuo pezzo che è online, e andremo a vedere anche un video virale di quelli che ci fanno molto ridere. A dopo. 83.000 volte, è un modo per animare l'aeroporto e anche un modo per creare stupore fra la gente. Valerio, il ruolo della musica qui è essenziale. Togliamo la musica, diventa una roba inguardabile, no? E invece no. Ti spiego allora, perché questo tipo di flash mob, che in realtà ultimamente si stanno diffondendo anche, certo, tantissimo, certo, in realtà basta girare un attimino
per Milano e trovarne uno praticamente ogni mese ormai. I flash mob. Purtroppo, esatto. Poi ci sì. dirai dove si tengono, perché io non so. Accadono spesso in Piazza Duomo. In Piazza Duomo. Carino. È successo spesso. Ma ti dirò, io ho visto e poi ho anche partecipato ad un altro flash mob all'indietro nel 2007, credo, sì. Che si chiamava Frozen. Ovvero sì, qui esattamente Frozen Moment, sì. Esatto. Allora, sì, poi sì, si è ispirato al fantastico flash mob che c'è stato a Grand Central, alla stazione centrale di, certo, New York, certo, dove lì davvero la gente è rimasta totalmente basita. E in quello a cui ho partecipato io era in Cadorna, eravamo in 300, in più di 350 persone. Carino. Che si sono immobilizzate, pietrificate, erano, si sono pietrificate. Era, è stata ovviamente un'azione di marketing durante il Salone del Mobile, a capo di un marchio di elettrodomestici, certo, certo. Però esatto, la, in realtà la reazione è tanto forte quando vedi, certo, del movimento, ma quando invece, senti, non ce n'è. Allora io farei una cosa, intanto facciamo anche noi a Top Tech se ci inquadrati di... Voilà. Ecco qui, siamo fermi. Ecco, il programma finisce così, rimaniamo così tutto il pomeriggio. il video di Valerio, dai, sì, no, non abbiamo tempo di vederlo, vai, avviamolo subito. Valerio, parlaci di questa tua collaborazione. Allora, questo innanzitutto è uno dei miei due lavori di tesi realizzati appunto all'Istituto Europeo di Design. Allo IET. Esatto. Allora, questo è un cortometraggio, come vedete, realizzato in stop motion, ed è stato realizzato la parte video da sette carino ragazze. Cos'è? Zuppa di lenticchie? In realtà è plastilina. Ah, plastilina, vabbè, però sembra allora, è stato realizzato da sette ragazze che sono Laila Sonsino, Valentina Brachetti, Eleonora Gambula, Alessandra Todaro, Giulia Barelli, Giulia Luxinger e Benedetta Cariani. Complimenti per la memoria. Perché sono persone che hanno lavorato praticamente giorno e notte, certo, da fine febbraio fino ai primi di luglio, quindi ci è un prodotto davvero freschissimo. Allora, questo cortometraggio è stato presentato tra i finalisti a ViewFest, a Italian Mix, che è un festival, bello, di cinematografia digitale a, certo, Torino. E inoltre io personalmente ho presentato la parte del sound design al Festival Club to Club a Torino qualche settimana fa. Certo, bello. E... è stato davvero impegnativo, anche perché quella che vedete è un'animazione di tipo misto. C'è animazione in stop motion, qui fatta a passo misto. Allora Valerio, come diceva c'è qualcuno, illustrazione, c'è un sacco di cose. Valerio, come diceva qualcuno, non si interrompe un'emozione, ma noi ci lucchettano. Quindi guardiamo con queste sequenze, io vi ringrazio e vi saluto con la promessa, Valerio, che tu ci tornerai a trovare, perché ci siamo molto divertiti, e vediamo poi il finale di questa bellissima opera. Complimenti, okay, parola grazie a Maria per chiudere. Beh, direi che siamo giunti alla fine.